Allora, buongiorno a tutti e scusate il ritardo, ma francamente c'è più che un delirio all'esterno, no, alle entrate di Expo, quindi grazie mille per essere intervenuti e essere riusciti ad entrare. Questo è l'ultimo Caffè Expo che abbiamo organizzato qui a Milano, qui in questo fantastico parco espositivo. Caffè Expo sono dei caffè scientifici che utilizzano il dialogo, anche il coinvolgimento quando possibile per argomentare su alcune problematiche che sono oggetto di interesse soprattutto per l'opinione pubblica e che vengono trattate poi da tecnici, professionisti, ricercatori, quindi accademia, ma anche attività industriali. Oggi parliamo di prodotti fitosanitari, di pesticidi. Io utilizzo spesso questo termine, anche quando forse non sarai molto d'accordo, anche con gli studenti, perché comunque più velocemente ricorda di che cosa stiamo parlando. Tecnicamente invece sono agrofarmaci e dal punto di vista legislativo proprio prodotti fitosanitari, quindi sono dei sinonimi. E parliamo oggi di prodotti fitosanitari. Ho avuto la fortuna di coinvolgere due importanti professionisti e anche rappresentanti di categorie di professionalità che si occupano dei prodotti fitosanitari in un modo non sempre così conosciuto. Coloro che si occupano della parte legislativa, e quindi abbiamo rappresentante, il dottor Turrini, che è rappresentante di questo studio professionale molto rilevante a livello internazionale, non solo nazionale, che si chiama Bird & Bird. Poi ci spiegherà perché si chiama Bird & Bird, se ha qualche riferimento con gli aspetti ecotossicologici delle sostanze chimiche. E poi chiaramente dall'altra parte, che potrebbe essere anche una contrapposizione dal punto di vista puramente formale, un rappresentante invece delle industrie, delle aziende che producono e forniscono servizi per la protezione delle colture, quindi agrofarmaci, che è il dottor Faregna, che è il direttore di Agrofarma. Allora, parliamo quindi di prodotti fitosanitari, parliamo di pesticidi oggi e parliamo così, per raccontarci prima di tutto di che cosa stiamo parlando, che cosa sono queste sostanze. Gradirei poi capire perché sono importanti, per poi affrontare quelle che sono attualmente le problematiche più sentite dai consumatori, che sono relative quindi soprattutto alla sicurezza per la nostra salute. E vedremo anche, e questo vuole essere un po' lo storyboard della chiacchierata che ci facciamo adesso, dove stiamo andando, quale sarà il futuro che dovrà metterci sempre più in sicurezza nei confronti di sostanze che sono fondamentali, adesso vedremo, per il settore agricolo e agroalimentare. Allora inizio così. Me lo dicevo, te non piace sicuramente quando parlo di pesticidi, no? Sebbene poi l'etimologia, no, derivi dall'antico latino, si faceva riferimento al danno, no? No? La peste, non per niente noi chiamiamo peste, no? Quello che è una, no? Una malattia, per fortuna, eradicata nei nostri luoghi. Ma un tempo, quando le colture agrarie producevano meno, era una peste, perché era un danno, no? In termini alimentari. E da lì proprio il termine pesticida. Facciamo qualcosa per eliminare quel danno, no? Allora vediamo un po' che cosa sono questi pesticidi e perché li volete chiamare agrofarmaci a questo punto, perché è difficile da far entrare poi nella testa delle persone. Allora, intanto grazie per l'invito. Ogni volta che sento la parola pesticidi è come se una stilettata mi colpisse nello stomaco. Che cosa sono gli agrofarmaci? Noi li chiamiamo agrofarmaci perché il sillogismo tra quello che sono i prodotti per la cura delle piante può essere tranquillamente rapportato a quello che poi le medicine sono per la cura dell'uomo. Da lì abbiamo, diciamo, creato questo termine per spiegare all'opinione pubblica che stiamo parlando di prodotti che servono e sono essenziali per la tutela delle piante, soprattutto. Perché sono importanti? Voi sapete che la popolazione è in continua crescita. Dopo
secondo i dati FAO noi saremo più di 9 miliardi nel 2050, adesso siamo 7 miliardi, quindi una popolazione in continua evoluzione. Chiaramente questa popolazione in più vuole mangiare bene possibilmente, e quindi è chiaro che le rese delle produzioni agricole in qualche modo devono essere protette, perché come sapete effettivamente quando parliamo di agricoltura non parliamo di una scienza esatta, parliamo di una scienza che ha tanti fattori esogeni che la vanno a disciplinare, a regolamentare e a influenzare. Basti pensare agli agenti atmosferici. Noi abbiamo la possibilità di avere delle annate particolarmente prolifiche, ma possiamo avere anche delle annate che non vanno bene dal punto di vista della, dell'ambiente e quindi dal punto di vista climatico. E quindi questi prodotti aiutano sostanzialmente gli agricoltori a avere delle rese che possono essere soddisfacenti dal loro punto di vista. Noi spesso veniamo visti in termini di contrapposizione con i prodotti biologici, per esempio. Vorrei confutare questa tesi per cui si debba parlare di una dicotomia tra agrofarmaci e prodotti biologici. Dal nostro punto di vista, quello che serve è che il consumatore sia messo in grado di poter scegliere cosa consumare secondo quelle che sono le sue convinzioni. Non accettiamo invece quando si opera una sorta di sillogismo tra biologico naturale, quindi sicuro, prodotto convenzionale, quindi trattato, non sicuro. Ecco, questa è una cosa che noi non accettiamo in alcun modo, perché proprio per tornare a quello che dicevo prima, quindi al parallelismo, se volete, con i prodotti agrofarmaci e i prodotti per la salute umana, quindi per le medicine sostanzialmente, voi dovete pensare che per arrivare a un unico prodotto agrofarmaco immesso sul mercato, le imprese attuano genericamente uno screening tra 100.000 e 200.000 sostanze, per arrivare, pensate, a un unico prodotto. Impegnano una tempistica per preparare tutti i dossier, di questo il professor Capri potrà essere molto più preparato di me, per arrivare alla registrazione del prodotto, che richiede 10 anni, con investimenti ingenti. Noi spendiamo 100-200 milioni di euro in ricerca per avere sempre nuovi prodotti. E quando otteniamo una registrazione da parte del Ministero della Salute, è una registrazione che tende a dimostrare come i prodotti, quando vanno a finire, quando vengono utilizzati dagli agricoltori, sono prodotti assolutamente sicuri. Sicuri sia dal punto di vista di chi li utilizza, quindi da parte dell'agricoltore, ma anche del consumatore. Questo processo ha portato ovviamente l'industria a sperimentare, a ricercare. Siamo forse uno dei pochi comparti industriali che è impegnato nello studiare la modalità per vendere meno, perché sostanzialmente la nostra mission è quella di impiegare i prodotti solo quando servono e solo se servono. Questo ha portato a dei risultati tangibili. Noi abbiamo assistito negli ultimi 30 anni a una diminuzione del 30% in termini quantitativi dei prodotti agrofarmaci utilizzati. E dei risultati tangibili dal punto di vista della salubrità dei prodotti, perché voi sapete che il Ministero della Salute ogni anno fa un monitoraggio di quelli che sono i residui sugli alimenti. Dai dati che sono emersi dall'ultimo monitoraggio che ha fatto il Ministero della Salute è risultato che il 99,2% dei nostri prodotti sono entro i limiti di legge previsti dalla normativa. Badate bene, parliamo di limiti legali, non di limiti tossicologici. Quindi il legislatore, quando ha fissato la soglia per stabilire se un prodotto doveva rientrare entro i limiti, ha già assunto un notevole gap di sicurezza per il consumatore. Questo, se rapportato e comparato con i dati che sono disponibili a livello europeo, pone l'Italia tra i primi posti in Europa in termini di qualità e di salubrità dei prodotti. Io mi fermerei qui perché sono un chiacchierone, per cui se tu non mi dai là... Siamo tutti chiacchierone, il sottoscritto in primis. Allora, cerco di raccogliere qualche messaggio fondamentale prima poi di passare la parola all'avvocato, perché bisogna stare molto attenti poi, no? Come sappiamo bene, quando si fanno parlare gli avvocati e quando gli si dà la parola. Il messaggio che raccolgo, quindi... cancelliamo un mito: le produzioni biologiche utilizzano pesticidi, agrofarmaci, questo per legge, soltanto che
non lo si vuole ammettere, la differenza è che si utilizzano pesticidi non di sintesi, ma dal punto di vista legale sono sempre prodotti fitosanitari pesticidi, che è una produzione praticamente fondamentale, importante. D'altra parte è la produzione italiana che è di altissima qualità, quindi non a caso siamo sotto una zolla di terreno, non a caso questo evento è organizzato dalla Confagricoltura insieme, patrocinato da un'associazione nazionale dei consumatori e dalla Confagricoltura, perché i nostri prodotti sono di altissima qualità. E lo sono grazie, no? Sia nelle produzioni biologiche, sia nelle produzioni integrate, quindi convenzionali, grazie all'uso dell'intelligenza umana che include anche queste tecnologie chimiche. Ora, però, no, lui è di parte in certo modo, perché lui vive un grosso conflitto di interesse, perché cerca di tutelare sempre le aziende, fa bene, e gli agricoltori. Ma lui ha utilizzato, e l'altro messaggio, sono sostanze sicure. Allora, questa sicurezza, no? Da che cosa è dovuta? Io sostengo, con i miei più di 20 anni di esperienza tecnica professionale, che i prodotti fitosanitari rappresentino e hanno sempre rappresentato la guida nella regolamentazione di tutte le sostanze chimiche. Ma allora, se volessimo raccontare in modo semplice perché sono sicure queste sostanze dal punto di vista legale, legislativo, lei cosa riesce a sostenere? Grazie professore. Allora, io mi soffermerei su tre concetti in realtà che ha detto il collega. Prima di tutto ha detto che questi prodotti sono utili, poi ha detto che questi prodotti sono sicuri, questi prodotti vengono utilizzati solo ove necessari. E sono tutti e tre concetti fondamentali che in realtà il legislatore ha tenuto in considerazione quando ha disciplinato questa particolare area del diritto. Sono utili, come diceva il collega, effettivamente questi prodotti che rientrano all'interno della categoria dei pesticidi insieme ai biocidi, e quindi appunto noi tecnicamente non li usiamo come sinonimi, in quanto entro certi limiti capiamo che può avere un'accezione il termine negativo, invece questi prodotti per definizione sono dei prodotti che servono a proteggere le piante, i vegetali o i prodotti vegetali dagli organismi nocivi o anche dalle malattie che possono essere portate dagli organismi nocivi, aiutano la crescita e possono aiutare la conservazione di questi prodotti, quindi hanno sicuramente una funzione che è strumentale alla tutela delle piante e quindi di riflesso dell'alimentazione degli individui. Quindi questi prodotti sono stati pensati dal legislatore come utili e solo in quanto utili possono essere autorizzati. Il secondo aspetto importante è quello della sicurezza che lei ha menzionato. Questi prodotti possono essere immessi sul commercio solo se sono sicuri per il consumatore. E cosa ha previsto il legislatore per assicurare questa sicurezza? Essenzialmente il legislatore ha previsto due sistemi. Un sistema autorizzativo e un sistema che impone sotto la lente di ingrandimento i residui che possono rimanere a seguito dell'utilizzazione di questi prodotti. Quindi dal punto di vista autorizzativo il legislatore ha previsto che non sia possibile autorizzare un prodotto fitosanitario sul mercato in Europa se non sia stata autorizzata prima la sostanza che è contenuta all'interno del prodotto fitosanitario e successivamente il prodotto stesso. Questo duplice livello di autorizzazione è giustificato dal fatto che si è cercato di assicurare la massima esperienza a livello europeo per l'esame delle sostanze e a livello nazionale si è voluto comunque mantenere la possibilità per gli Stati membri di tenere in considerazione delle differenze dal punto di vista climatico e dal punto di vista della flora che sono esistenti a livello degli Stati membri. Il legislatore altresì cosa ha detto? Per verificare se un prodotto può essere messo in commercio io devo capire se è sicuro. E qua arriviamo alla domanda del professor Capri. Come faccio a vedere se un prodotto è sicuro? Un prodotto è sicuro, dice il legislatore, quando non ha effetti nocivi sull'individuo. E quando non ha effetti nocivi sull'individuo? Quando questa sostanza non è tossicologica, non è tossica nei confronti dell'individuo. E più specificatamente, come probabilmente ce n'era dopo il professor Capri, non è tossica in relazione a specifici organi o specifici sistemi dell'organismo umano, tipo il sistema nervoso o tipo l'organo, la tiroide. Ai fini di valutare se un prodotto è nocivo o no, è previsto che ovviamente le autorità competenti svolgano delle analisi che cosiddette di risk assessment. Queste analisi devono basarsi sì sull'eventuale tossicità delle sostanze, ma più recentemente, per effetto di una metodologia che è stata sviluppata dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, l'EFSA, più recentemente è previsto che si tenga in considerazione anche l'effetto cumulativo dei residui di prodotti fitosanitari. Quindi cosa ha capito il legislatore che l'aveva già previsto? Il legislatore ha compreso che un prodotto può essere tossico se i residui sono sopra soglia, quindi ha previsto un controllo per quella soglia.
soglia. Il legislatore ha altresì previsto che si tenga in considerazione se un determinato prodotto alimentare possa contenere al suo interno anche cumuli di residui di sostanze diverse. Quello che è arrivato solo più recentemente, perché ovviamente è un lavoro complesso di cui credo anche il professor Capri è stato artefice, quello che è arrivato solo più recentemente è capire in che modo io posso valutare l'effetto combinato, l'effetto cumulativo delle sostanze. E questo è un lavoro che è ongoing da parte dell'EFSA e che ha dato luogo a delle recenti metodiche, delle recenti linee guida che potrebbero avere ovviamente delle ripercussioni sul mercato e comunque sono sempre funzionali, come dicevamo prima, a una migliore tutela del consumatore. Ma come mai questi prodotti fitosanitari residuano? Ma come mai voi non avete sviluppato, no, dal secolo scorso un prodotto fitosanitario ideale che scompaia? Perché dobbiamo avere sempre dei residui, anche se nei limiti di legge, anche se tossicologicamente sicuri? A parte che potrebbe essere la domanda che io rivolgo... Siete in quanto tossicologo. Però è chiaro che stiamo parlando di sostanze chimiche, quindi non stiamo parlando di acqua. Il problema sostanziale è che le industrie hanno fatto enormi passi in avanti in termini di residualità. Tentiamo intanto a confutare uno di quei falsi miti che si generano generalmente nel luogo comune. Non esiste il rischio zero. Dal nostro punto di vista e dal punto di vista degli scienziati, tutto quello che noi utilizziamo, che noi generalmente assumiamo, presenta dei residui, a prescindere dal fatto che si parli di agrofarmaci o meno. Il problema sostanziale è: ci sono degli elementi di misurazione tali da riuscire ad andare a sondare e a verificare che tipi di residui vengono rilasciati negli alimenti? E chiaramente spesso gli avanzi e le ricerche scientifiche non vanno di pari passo con quelle che sono invece le ricerche dei chimici, che vanno a sondare, a sindacare, a verificare quanti sono i residui all'interno degli alimenti. Quindi io direi che grazie proprio all'evoluzione scientifica, agli esperti che si industriano tutte le volte per andare a trovare degli strumenti di misurazione sempre più efficaci, noi riusciamo effettivamente a ricavare che ci sono dei residui all'interno degli alimenti. Però questo è una cosa che, come dire, di cui va dato atto al mondo scientifico e di cui va dato atto anche al legislatore, perché quando l'avvocato parlava di un sistema di registrazione, voi dovete pensare che non parliamo di un sistema di registrazione statico. Ogni 10 anni tutti i prodotti che vengono autorizzati sono riesaminati da parte del legislatore per verificare se l'autorizzazione concessa 10 anni or sono è ancora valida sulla base di eventuali nuove informazioni, sulla base di nuovi ritrovati di misurazione, eccetera, eccetera. Quindi la questione del residuo, che, ripeto, attualmente è completamente sotto controllo dal punto di vista della accuratezza dei controlli e dell'accuratezza della ricerca scientifica, sostanzialmente deve essere poi parametrata al tipo di consumo che ciascuno di noi fa di un alimento. Cerco di spiegare in termini semplici quello di cui sto parlando. Quando vengono fatti questi strumenti di misurazione, non si deve solo misurare il singolo campione ritrovato, perché magari una singola mela che magari viene analizzata contiene dei residui che però non sono contenuti in un'altra mela della stessa derrata. Quindi noi ci dobbiamo sempre porre, come dal punto di vista del consumatore, di fronte a un dilemma: ma gli studi che vengono portati avanti, quindi le campagne allarmistiche che a volte vengono lanciate specialmente dalle organizzazioni non governative, tendono a evidenziare quel residuo che viene trovato su quella mela, senza tener conto che in realtà, perché quel tipo di residuo abbia effettivamente un ritorno negativo nei confronti della mela, del consumatore, scusate, è come se noi dovessimo pensare a un consumatore che mangia quella mela tutti i giorni per tutto l'anno.
Quindi quando noi parliamo di nuovi ritrovati, quando noi parliamo in termini molto pragmatici di cosa sta facendo l'industria per eliminare questo famoso contenuto residuale all'interno dei prodotti, quello che noi stiamo facendo come industria è cercare degli strumenti e dei prodotti che sono sempre meno impattanti, non solo dal punto di vista della salute umana, ma anche dal punto di vista ambientale, perché sono prodotti che comunque vengono utilizzati per le colture estensive anche in larga scala. Quello che noi stiamo cercando di fare è avere un tipo di approccio teso a ottimizzare sempre di più l'utilizzo dei prodotti. Questo però richiede tempo, richiede investimenti, richiede anche un approccio da parte del consumatore che sia più legato agli esperti che a quanto invece si legge spesso su internet piuttosto che sulla stampa generalista, perché parliamo di argomenti molto tecnici, parliamo di argomenti molto specifici. Quello che noi come industria cerchiamo di rappresentare è: lasciamo che di queste cose se ne occupino i tecnici, perché se l'asticella da parte del legislatore viene posta sempre arbitrariamente in alto, questo dal punto di vista di un approccio non basato su un'analisi del rischio, ma su una, come dire, tensione a eliminare il pericolo, cosa che in tutte le attività antropiche è impossibile da raggiungere, e non diamo alle imprese il tempo necessario per continuare a sperimentare e a fare ricerca, andando a deprimere un po' quella che è la loro capacità produttiva, andiamo sostanzialmente a privare gli agricoltori di strumenti che attualmente sono indispensabili, senza che questa privazione sia controbilanciata da effettive esigenze di carattere scientifico, sanitario e ambientale. Quello che noi chiediamo in questi termini è sempre: non pregoriamo eccessivamente i tempi, perché questo ci si potrebbe ritorcere contro, perché quando parliamo sempre di sostenibilità, voi sapete sempre che questo termine è evocato quando si fa riferimento alla sostenibilità ambientale, noi diciamo che bisogna stare molto attenti quando si parla di sostenibilità. Dal nostro punto di vista non esiste solo la sostenibilità ambientale, esiste la sostenibilità economica, esiste la sostenibilità sociale, cioè chi produce, l'agricoltore, per l'attività che attua deve avere una remunerazione, e qui ritorniamo alla necessità di preservare i raccolti. Così come gli alimenti, quando arrivano sulla tavola, quando arrivano al consumatore, devono avere dei costi che sono sostenibili anche da parte di quelle popolazioni che purtroppo al giorno d'oggi non sono in grado di sfamarsi. Quindi la sicurezza alimentare è cresciuta grazie agli aspetti legislativi e grazie a questo sforzo enorme che è stato fatto da parte dei tecnici, da parte delle industrie, da parte degli agricoltori, nell'utilizzare sempre in modo più corretto queste sostanze. Quindi siamo passati da quello che era persino un uso bellico dei prodotti fitosanitari, o dove i prodotti fitosanitari erano degli scarti delle industrie farmaceutiche, parliamo degli inizi del secolo scorso, siamo passati a delle sostanze che prima negli anni 70-80 venivano utilizzate in chilogrammi per ettaro, e oggi sono diventate delle sostanze che vengono utilizzate non solo in formulati estremamente innovativi, stiamo parlando di nanopesticidi, nanoformulazioni, quindi esattamente la stessa tecnologia di altissimo livello che si utilizza nella clinica ospedaliera, se non nelle attività tecnologiche elettroniche, ma stiamo entrando poi in meriti veramente in cui queste sostanze si utilizzano grammi per ettaro. Questo vuol dire che in realtà quello che residua all'interno dell'alimento, e che residua in entità molto molto piccole, stiamo parlando di microgocce all'interno di una piscina, stiamo parlando di parti per trilione, di parti per bilione, sono veramente delle entità molto piccole che noi oggi le conosciamo, ma perché le andiamo a cercare abbiamo degli strumenti analitici estremamente sofisticati. Se dovessimo avere gli stessi strumenti analitici così sofisticati per cercare le nostre malattie, probabilmente scopriremmo di essere completamente, potenzialmente malati di tutte le malattie possibili e immaginabili.
per fare un'analogia di quanto i sistemi diagnostici e i sistemi analitici siano diventati estremamente sofisticati e molto molto sofisticati nel settore dei prodotti fitosanitari. Tant'è che molto spesso si compiono degli errori analitici, perché quando si cercano sostanze in concentrazioni così piccole è facile avere delle contaminazioni ambientali se non incrociate. Basta lasciare un campione in frigorifero, un campione anche ben impacchettato, in un ripiano un campione privo di un prodotto fitosanitario, un altro ripiano un campione leggermente contaminato, che ci possono essere delle contaminazioni incrociate che poi danno quei famosi, tecnicamente si chiamano bias, cioè degli errori analitici che poi creano grandi problemi anche di dispute a livello proprio giuridico. Ora, non esiste, grazie proprio a questa grande evoluzione scientifica, un rischio zero, ma perché abbiamo con grandissima intelligenza e grandissima cultura scientifica e sociale riconosciuto l'importanza di queste sostanze al pari dei farmaci umani e stiamo studiando per migliorarne sempre di più l'utilizzo. Ora, il concetto dell'accettazione dell'inesistenza di un rischio zero è un grandissimo passaggio evolutivo per la cultura dell'uomo, perché è quello che ci permette oggi di fare tutte le cose che facciamo, perché in qualsiasi attività, in qualsiasi processo, in qualsiasi realizzazione di prodotto, in tutta la nostra vita quotidiana, noi accettiamo l'inesistenza di un rischio zero, è per questo che usciamo di casa, nonostante potrebbe succedere che andiamo sotto una macchina, è per questo che usiamo dei materiali anche sintetici, conoscendo che questi materiali trasferiscono al nostro corpo delle sostanze chimiche, e anche quelle le studiamo per valutare gli effetti tossicologici. E nel settore agricolo questo l'abbiamo iniziato molto tempo fa, ed è questo che noi dobbiamo considerare un prodotto culturale, un prodotto sociale, un prodotto è un vero e proprio patrimonio al pari dei farmaci umani. Io questo non mi stancherò mai di dirlo, l'ho iniziato a dire 20 anni fa e lo posso ancora e lo continuo a verificare. È certo che però i consumatori hanno ragione, prima di tutto nel non comprendere sempre facilmente perché devono esserci dei residui, perché ci debbano essere delle contaminazioni, no? C'è ancora questa grande speranza di avere un mondo naturale, quando in realtà l'agricoltura di per sé non è naturale, è una coltivazione della natura. Ma è importante che andiamo sempre più avanti, riducendo il più possibile questi impatti. Oggi abbiamo raggiunto dei successi enormi, nonostante non lo si riconosca così facilmente da parte dei consumatori, soprattutto ma di un'opinione pubblica, ma dobbiamo renderli sempre meno tossici. Ora, la tossicità specifica della singola sostanza su un singolo organo, su una singola parte, è ben conosciuta, è chiara, perché in realtà gli studi tossicologici, quelli gli stessi utilizzati nel campo medico umano, sono applicati anche nel caso dei prodotti fitosanitari, ma i consumatori sono particolarmente attenti all'esistenza di così tante sostanze all'interno dei nostri alimenti, perché purtroppo ci sono i prodotti fitosanitari, poi ci sono residui di fertilizzanti, poi ci sono residui delle contaminazioni ambientali, questi sono dei cocktail. Allora, parliamo molto spesso, ancora ricordo 4-5 anni fa ci fu questo bellissimo articolo che creò un grande scalpore su Science, dove ci fu il giornalista che si analizzò le sostanze chimiche contenute nel sangue e trovò più di 200.000 sostanze. Queste raccoglievano meno del 2%, 1,5% di prodotti fitosanitari. In realtà erano tutti contaminanti ambientali, in particolare quelli che provengono proprio dai nostri vestiti, no? E in particolare i residui dei farmaci e in più contaminanti chiaramente ambientali. Allora, sono questi cocktail che vanno ben caratterizzati, no? In quello che lei ha chiamato prima l'effetto cumulato. Si parla di cumulative risk assessment, di rischio cumulato. Ora, i prodotti fitosanitari sono i primi, ancora una volta, nell'ambito delle sostanze chimiche che se ne sta preoccupando e sta praticamente effettuando degli studi che andranno verso una regolarizzazione, una regolamentazione. Ora, questa regolamentazione, secondo lei, quali conseguenze avrà? È realizzabile? Qual è il comportamento dei legislatori in termini soprattutto di attenzione
su questo argomento e se si può realizzare, se si realizzerà, quali possono essere anche le conseguenze nel settore legislativo generale e anche nell'uso dei prodotti fitosanitari. Non è che poi studiando e regolamentando il cumulative risk assessment poi dobbiamo chiudere l'agricoltura perché non ci potrà essere più un prodotto fitosanitario, perché quando si parla di sostenibilità probabilmente il primo aspetto fondamentale è valutare quanto siano sostenibili le leggi. Grazie. Beh, la premessa è che il legislatore normalmente quando legifera si avvale degli esperti, quindi in particolar modo in questi settori, il settore fitosanitario, quello farmaceutico è stato menzionato, lo zoccolo duro della legislazione è spesso fatto dagli esperti che da un punto di vista scientifico cercano di definire quali siano le linee guida e quali siano scientificamente i criteri per determinare che è un prodotto sicuro o meno. In particolar modo la normativa sui prodotti fitosanitari prevedeva già, in quel caso il legislatore bisogna dire che è stato molto lungimirante, prevedeva già nel 2009, perché noi stiamo parlando oggi di un regolamento, il regolamento 1107 del 2009 che disciplina oggi i prodotti fitosanitari, prevedeva già al tempo che ai fini di valutare l'eventuale nocività di un prodotto fitosanitario bisognasse tenere in considerazione questo famoso effetto cumulato. Quando però, a partire dal momento in cui, diceva il legislatore, sarebbero state disponibili delle metodiche per valutare il rischio, l'eventuale rischio derivante dall'effetto cumulato. Quindi la legislazione già prevede che, come diceva il collega, al modificarsi, all'evolversi delle conoscenze scientifiche, già la legislazione prevede che vengano introdotte nuove metodiche, vengano fatti degli esami più approfonditi anche su questi effetti cumulati. E cosa potrebbe succedere? Allora, siccome la normativa, come è stato detto, è dinamica e le autorizzazioni che vengono rilasciate sulla base di questa normativa sono dinamiche, quello che chiaramente potrebbe capitare, come in tutti i settori, che se cambiano le regole devono cambiare anche le valutazioni che precedentemente sono state fatte. Ovviamente il cambio delle regole non può essere fatto in maniera irragionevole, ossia il legislatore e poi le pubbliche amministrazioni che eseguono delle norme che sono state previste dal legislatore sono vincolati da dei principi fondamentali quando agiscono. Questi principi fondamentali sono sicuramente un principio di precauzione, come veniva accennato precedentemente, quindi prima vengono valutati i dati ed è un'attività di risk assessment. Quando non ci sono i dati deve essere fatta un'attività di risk governance, cioè bisogna pensare in assenza dei dati come agisco, e si applica un principio di precauzione, quindi si alza l'asticella anche al di sopra di quello che io ragionevolmente so, perché il bene tutelato, la salute umana, è preponderante. Al fine però di scegliere la misura adeguata si applica un principio di proporzionalità. E qui che ritorniamo alla domanda, in realtà il centro della domanda del professore è quando bisognerà valutare se eventuali nuove metodiche come quelle che oggi sono in discussione comporteranno una modifica della valutazione del rischio che era stata effettuata in precedenza. Bisognerà adottare delle misure proporzionate. Queste misure proporzionate, ai sensi della legislazione corrente, potrebbero anche comportare la modifica o la revoca delle autorizzazioni esistenti, perché le autorizzazioni esistenti sono state rilasciate sulla base della valutazione degli effetti eventualmente nocivi, anche considerando gli effetti cumulati. Però ribadiamo, senza allarmare nessuno, sia gli amici dell'industria sia i consumatori, ripeto, ci sono dei principi guida che guidano il legislatore e devono guidare la pubblica amministrazione al fine di adattarsi al mutamento delle conoscenze scientifiche. Quindi sicuramente le conseguenze ci potrebbero essere, sia se i prodotti già autorizzati che quelli da autorizzare, perché chiaramente anche per i prodotti da autorizzare potrebbero essere imposti dei requisiti che oggi ancora non sono previsti e sui quali l'industria non si è ancora preparata. Però perché sia legittimo ciò ci dovrà essere questa valutazione di proporzionalità, e in questa valutazione di proporzionalità ovviamente si valutano gli interessi contrapposti, salute ma anche ovviamente sostenibilità, e quindi sostenibilità per l'industria, per la collettività che deve vivere con i prodotti che l'industria consente di realizzare. Benissimo, quindi il futuro sarà un ulteriore migliore utilizzo e migliore, chiaramente maggiore sicurezza di queste sostanze, e sicuramente verranno utilizzate in modalità e quantità e anche in qualità diversa. Però passeranno degli anni e questo è un altro elemento fondamentale di tutela per il consumatore, perché dimostra quanto è attento il legislatore a rispondere a quelle anche che sono delle percezioni, perché non sempre si tratta veramente di argomenti oggettivi scientificamente, ma sono delle percezioni. Il consumatore
riscontra la presenza di così tanti contaminanti, anche se scientificamente ad oggi con la conoscenza tossicologica noi sappiamo che in realtà l'aspetto cumulativo non è così rilevante, a meno che non si tratti delle stesse classi di pesticidi, le stesse classi di sostanze chimiche, quindi siamo già sicuri con gli alimenti che sono disponibili per noi sul mercato, vogliamo fare ancora meglio. E quindi è quello che faremo nei prossimi anni, dove ci saranno nuove modalità sicuramente di valutazione del rischio, tenendo conto di tutte le sostanze insieme. Probabilmente dal 2050 in poi lo faremo mettendo insieme tutte le sostanze, additivi, sostanze contaminanti ambientali, altre sostanze, in una storia chiaramente infinita di valutazione del rischio. Questo chiaramente vi fa piacere, no? Ma è chiaro che... Noi siamo i primi preoccupati a che i nostri prodotti non creino problemi all'ambiente, non creino problemi a chi li usa, quindi all'agricoltura, non creino problemi al consumatore, non potrebbe essere altrimenti. Quello che noi spesso ci troviamo ad affrontare, però, come accennava prima il professor Capri, è che tendiamo come opinione pubblica a precorrere a volte troppo i tempi. E quindi ci fidiamo molto di quei messaggi allarmistici, in un certo qual modo, che fanno anche del terrorismo nei confronti del consumatore, perché ingenerano il dubbio che quello che si sta assumendo non è sicuro. Allora, io vorrei confutare una volta per tutte questa idea. In Italia, ma direi in Europa, noi abbiamo un sistema che è iperregolamentato. Se tutte le volte che noi abbiamo la contezza di messaggi allarmistici che noi possiamo reperire sui mezzi di comunicazione più disparati, cerchiamo attraverso questi strumenti di influenzare i nostri decisori politici, rischiamo che poi le decisioni non vengano più prese su dei fondamenta scientifici, ma che vengano prese sulla falsa riga di l'opinione pubblica vuole una determinata cosa e quindi noi assumiamo delle decisioni sulla base di quello che prende o quello che ci suggerisce l'opinione pubblica. Parliamo di argomenti molto tecnici e quindi ci sono degli esperti che devono fare queste valutazioni, che devono fare queste considerazioni, ma tutto quello che va nella direzione di migliorare qualitativamente i nostri prodotti ci vede assolutamente concordi. Il problema è che, come tutti gli ambiti economici, anche l'industria, abbiamo parlato prima di 100 milioni di euro di ricerca per avere un solo prodotto, deve avere il tempo per poter sperimentare, per poter attuare quello che hanno nella pipeline. Se continuano a cambiare le regole in corso d'opera e quindi si continua a giocare con delle regole sempre differenti e quando queste regole, ripeto, non siano suffragate da dei dettami scientifici, il rischio è che poi non abbiamo più la possibilità di attuare questa ricerca. Già adesso si sta assistendo a dirottare gli investimenti che si fanno in ricerca al di fuori dell'Europa, per esempio, da parte delle multinazionali. Questo perché le regole continuano a cambiare, le industrie non hanno il tempo di adeguarsi a questi cambiamenti che spesso, ripeto, non sono suffragati da delle oggettive difficoltà sia di impatto ambientale sia di documento nei confronti del consumatore. Quindi ottima osservazione. Bene, io lascerei la parola a voi. Avete qualche domanda? Qualche quesito? No? Come rappresentanti di associazioni agricole o cittadini, avete qualcosa? Un paio di domanda. Intanto appunto io rappresento Piace Cibosano, che è l'associazione che cerca di promuovere una comunicazione corretta e più consapevole nei confronti dei consumatori su tutto quello che riguarda la produzione e il consumo di cibo sostenibile. Allora, ci fa molto piacere aver promosso insieme a Confagricoltura questo evento del caffè in questo format e soprattutto questo tema, perché è un tema che ci interessa molto come consumatori, essere sicuri e tranquilli su quello che mangiamo. Allora mi viene così una domanda spontanea, che
tutte le rassicurazioni che ci avete dato adesso, sentendo quello che avete detto, mi aiutano insomma a pensare di poter fare una scelta alimentare più sicura. Però, come dire, quando sono lì al momento dell'acquisto, cos'è che mi può aiutare per fare una scelta davvero sicura? Quindi, cioè l'etichetta, non so, devo solo partecipare a questi incontri per avere delle informazioni che mi tranquillizzano, o posso avere degli altri elementi nel comune mio vivere che mi rassicurano? Non so chi vuol rispondere. Allora, è chiaro che voi sapete che tutti i prodotti ortofrutticoli hanno la denominazione, per esempio, di origine, e quindi quello è già un primo ambito di scelta che può essere attuato da parte del consumatore. Quando il prodotto arriva al commercio subisce svariati controlli che vanno al di là di quelli che sono i controlli messi in atto dalle autorità pubbliche. Voi dovete pensare che le catene della grande distribuzione attuano al loro interno dei disciplinari che prevedono dei limiti ancora più restrittivi, parlando sempre in termini di residualità, rispetto a quello che viene stabilito dal legislatore, perché hanno attuato questa politica. E quindi di fatto quando il prodotto arriva sugli scaffali degli supermercati e degli ipermercati subisce anche all'interno di queste grandi catene ulteriori controlli che vanno a dimostrare l'assoluta sicurezza del prodotto. Quindi dal punto di vista come dire, del consumatore, leggere sicuramente l'etichetta, leggere le specifiche dei prodotti è un ottimo strumento, confidando nel fatto che comunque abbiamo all'interno del nostro paese un sistema di controllo pubblico e privato che è in grado di tutelare il consumatore a 360 gradi. Quindi io mi permetto di dire che quando i prodotti arrivano dal mercato piuttosto che dai supermercati sulla tavola, sulla nostra tavola, arrivano in maniera assolutamente sicura. Sì, a me fa piacere sentire che questi eventi ti consapevolizzino, e quindi proprio grazie a questa consapevolezza, che è proprio il senso di questi dialoghi, dovresti essere un po' più libera, sentirti un po' più libera, sì. Io penso che il consumatore debba sempre reagire, ma debba acquisire, perché deve acquisire sempre maggiore libertà. Ora, proprio perché abbiamo ribadito sotto diverse forme scientifica, istituzionale, legislativa e chiaramente anche produttiva, che i prodotti alimentari, in termini di, sebbene abbiano questi numerini di residui prodotti fitosanitari, sono sicuri, questo ti deve dare già, no, la grande tranquillità. Dopodiché sei libera di scegliere, e scegliere sulla base della piacevolezza, sulla base anche di quella che può essere, no, una tua responsabilità sociale, e scegliere una tipologia di prodotto rispetto a un'altra, un tuo riferimento al territorio, un tuo riferimento a quello che è il modello imprenditoriale che ti viene proposto da chi produce. Sei assolutamente libero. Però la tua libertà deve essere sempre dettata, a mio avviso, proprio da questa consapevolezza che il prodotto è sicuro, che tu hai una scelta enorme e che alla fine è stata sempre, no, la base sociale, culturale, anche politica del nostro sviluppo agricolo. Perché abbiamo realizzato questa agricoltura fantastica? Per quale motivo? Per far crescere il popolo, per far crescere la società. E questa società è cresciuta grazie alla capacità proprio di fornire ai consumatori una varietà di prodotti alimentari sotto modalità molto molto diverse, ma sicure, e soprattutto permettere l'accesso al cibo, che è una cosa che ci sfugge sempre. Ma perché è un caso che il cibo costi così poco, oppure può costare così tanto, ma il fatto del costo di base è permettere l'accesso al cibo a tutti. Ed è questo è stato il nostro sforzo, il nostro investimento, no, sociale, e poi era anche la mia attività, no, l'attività, no, dello sviluppo agricolo, della tecnica agricola, a permettere l'accesso. Quindi noi possiamo oggi acquistare un prodotto, lo stesso prodotto alimentare, che può essere ad esempio un pollo, a 1 euro, a 15 euro al chilo. Ci sono delle motivazioni, ma tu devi sentirti libera
è consapevole che sia un euro che a 15 euro sarà sempre un prodotto sicuro, costa in modo diverso per ragioni diverse. E allora lo sfizio, l'interesse, è quello di andare a capire perché costa in modo diverso. E la tua libertà crescerà sempre di più nel momento in cui sarai in grado di darti sempre una risposta alla differenza di prezzo che tu riscontrerai. Però sentiti libera di andare al supermercato se non hai tempo, perché in mezz'ora devi cucinare a tuo marito, ai tuoi figli, eccetera, oppure nella giornata libera ti fai una bella passeggiata in campagna e vai a trovare qualche bravo agricoltore. Tutti gli agricoltori per me sono bravi, ma quei bravi agricoltori che aprono i cancelli e aprono le case alla nostra, all'ospitalità. Bene. Bene, non so se hai qualcos'altro da aggiungere. No? A proposito di agricoltori, io ringrazio per questo bel momento di confronto in cui si è parlato di un tema. Diciamo questo. Di un tema che tocca la sensibilità delle persone e tocca la sensibilità anche noi di agricoltori che con i prodotti agrofarmaci tutti gli anni dobbiamo venire in contatto e quindi nell'utilizzarlo nelle nostre aziende. Dicevo, un bel momento di confronto dove si è stato messo i temi importanti, cioè il fatto di dire noi produciamo utilizzando questi prodotti per far sì che il prodotto che il consumatore andrà ad acquistare al supermercato o in azienda sarà un prodotto sano che rispetterà tutta una serie di caratteristiche e di norme e che permetterà al consumatore stesso di comprarlo ad un prezzo equo che permetterà appunto al consumatore di non spendere eccessivamente per avere un determinato prodotto. Io faccio una domanda, visto che abbiamo parlato del presente e conosciamo il presente, quelli che saranno le nuove frontiere per quanto riguarda l'impiego degli agrofarmaci. Non vorrei monopolizzare la discussione, ma le nuove frontiere, noi abbiamo di fronte una sfida che, ripeto, è quello di sfamare una popolazione che cresce e quindi abbiamo una sfida molto importante da raccogliere. L'impegno dell'industria è quello di continuare a rivolgere tutta la parte del fatturato che ricava dalla commercializzazione dei propri prodotti, una parte consistente del proprio fatturato, in ricerca, sviluppo di prodotti che vadano sempre verso una migliore ottimizzazione quando vengono utilizzati. Noi siamo su un ambito, io sono molto d'accordo con quello che diceva il professor Capri prima, abbiamo precorso per molti versi quello che è successo per la legislazione in termini di salute umana, in termini di legislazione per tutti i prodotti chimici, per cui siamo un settore che è sicuramente all'avanguardia dal punto di vista delle regole, dal punto di vista della ricerca, dal punto di vista dello sviluppo. Sicuramente noi abbiamo di fronte un periodo che ci deve vedere protagonisti, ma insieme agli agricoltori, insieme agli esperti, ai tecnici, insieme al mondo scientifico, nell'escogitare dei nuovi strumenti, dei nuovi mezzi di produzione che vadano nella direzione di assicurare un reddito agli agricoltori, assicurare ai consumatori di poter acquistare cibo a un prezzo sostenibile, assicurare all'ambiente che ci circonda di poter continuare, come dire, a sopravvivere, a sussistere ancora per tanto tanto tempo. Noi sappiamo che è interesse dell'industria, come interesse del consumatore, come interesse degli agricoltori, preservare la biodiversità, preservare un ambiente circostante che ci permetta di lasciare la terra ai nostri figli nella stessa modalità in cui l'abbiamo trovata, e quindi lo sforzo sarà in quella direzione sostanzialmente, di avere un impegno costante nell'assicurare che tutta l'armonia che gravita attorno al mondo agricolo sia ancora preservata. Chiudo soltanto con un'ulteriore informazione che va sempre nella direzione di certificare quanta attenzione spasmodica venga assicurata al nostro settore. Noi abbiamo parlato fino ad oggi di
tutto quello che è il processo regolatorio che precede l'autorizzazione degli agrofarmaci, ma non dobbiamo scordarci che ci sono altre normative che invece vanno a disciplinare l'utilizzo degli agrofarmaci. Parliamo della direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, che ha disciplinato non soltanto la fase pre-autorizzazione, ma ha disciplinato in maniera molto approfondita la fase post. Una delle norme più caratterizzanti di questa normativa è che adesso gli agricoltori devono acquisire un patentino per poter utilizzare questi prodotti. Noi parliamo di una compagine, quella degli agricoltori, che è all'avanguardia dal punto di vista della professionalità. Non dobbiamo pensare più agli agricoltori come a degli sprovveduti che utilizzano i prodotti, adesso se ne viene in maniera non oculata, ma parliamo di persone che hanno a che fare con strumenti di precisione, con strumenti di misurazione molto attendibili, devono poter leggere in maniera adeguata le etichette dei nostri prodotti. Quindi stiamo piano piano arrivando a disciplinare il tutto a 360 gradi, sempre nell'ottica dell'attenzione all'ambiente, nell'attenzione degli agricoltori, nell'attenzione dei consumatori. Beh sì, anch'io per rispondere chiaramente concordo, ma spero anche in un futuro in cui non ci siano soltanto questi grandi professionisti agricoltori, questi contadini veramente con la C maiuscola, ma che in realtà questa professionalizzazione diventi sempre più estesa anche ai piccoli agricoltori e alle piccole realtà che purtroppo oggi ancora esistono in Italia, dove si è un po' meno professionali. E dobbiamo tutelare queste piccole aziende, questi grandi custodi anche talvolta della biodiversità. Non sono imprenditori che fanno un'agricoltura intensiva e che in realtà forniscono non la gran parte del prodotto alimentare internazionale, ma questi piccoli agricoltori che, e poi anche tutti i nuovi che verranno, perché per fortuna c'è un ritorno all'agricoltura. E per questo io mi auguro anche che a questo aumento della professionalizzazione comunque rimangano i prodotti fitosanitari, restino, che non scompaiono. Io sono estremamente preoccupato in questa vostra forma di trasferimento di tutte le attività di sintesi e di produzione e di ricerca all'estero, perché l'Europa si sta svuotando e l'Italia, che attualmente ha un import alimentare che supera in tantissimi prodotti alimentari il 50%, il motivo molto spesso è legato proprio a questo aumento dei costi, a questa sofferenza economica che le aziende agricole hanno e in un mercato molto molto difficile. Quindi il futuro dei prodotti fitosanitari io lo vedo fortemente collegato quindi al futuro della nostra agricoltura e deve essere un futuro che deve essere sia estremamente specializzato e professionalizzante, ma deve essere anche, no, il mantenimento di una tecnologia che serve a proteggere le colture anche nei piccoli orti, negli orti urbani, negli orti città. Saranno pesticidi naturali se non pesticidi di sintesi, saranno dei pesticidi, prodotti fitosanitari utilizzati con altre tecnologie sempre più sofisticate, quindi un uso sempre più sostenibile, ma devono rimanere, altrimenti l'agricoltura veramente scompare. Sì, poi chiudiamo, grazie. Sì, no, perché a parte le stilettate che continui a mandarmi con i pesticidi. Per quello che riguarda, diciamo, gli agricoltori hobbisti, no? Che poi rappresentano in realtà una grossa varietà, un grosso patrimonio per il nostro paese, abbiamo anche, come dire, un dialogo aperto con il Ministero della Salute per trovare i prodotti che possono essere usati in maniera assolutamente sicura anche da questi soggetti. Come ci siamo rapportati a questa tipologia di soggetti che effettivamente non ha il grado di professionalità o comunque non ha questo patentino famoso? Abbiamo investito molto sia sulla classificazione delle sostanze, quindi voi sapete che le sostanze chimiche hanno una diversa classificazione a seconda della pericolosità intrinseca che possono esprimere, quindi chiaramente a questa categoria di soggetti sono destinati soltanto le tipologie, diciamo, più utilizzabili, che quindi hanno meno rischi intrinseci. Il rischio intrinseco vuol dire una pericolosità che prescinde dalla metodologia di utilizzo. Ma abbiamo investito anche molto sul packaging, quindi sta per essere promulgata una normativa specifica per questi utilizzatori dei prodotti, dove si è intervenuto sia sul packaging, quindi prodotti molto cosiddetti monodose, che non necessitano di manipolazione da parte dei meno esperti,
che hanno un grado di pericolosità intrinseca inferiore, in maniera anche qui di assicurare un utilizzo sia da parte dell'agricoltore, in questo caso hobbista, certo, sicuro, e anche nel momento in cui, come dire, raccoglie i frutti del lavoro che ha attuato, può farlo in maniera assolutamente sicura, perché anche lui, seppur non in possesso dei requisiti amministrativi e legali per poter utilizzare prodotti, diciamo, di altre classificazioni, può sicuramente utilizzarli in maniera certa e sicura. Benissimo, grazie. Io con questo concluderei. Mi sa che tra poco c'è uno spuntino per tutti voi. Ancora grazie per la partecipazione, un ringraziamento a Confagricoltura, questa piccola ma fantastica, graziosa, diciamo, zolla di terreno che è Piazzetta Piacenza, e chiaramente per il direttore dell'Agrofarma e a Bird & Birds, l'avvocato Turina, che è intervenuto. Grazie mille per la partecipazione, grazie a voi.